Ben ritrovati all'appuntamento del martedì ed eccoci pronti per una nuova ispirazione. Siamo nell'equinozio di primavera, siamo a Ostara, il momento del rinnovamento, la natura si risveglia e anche noi rendiamo omaggio alla primavera, risvegliamo la nostra energia. Abbandoniamo il torpore invernale e lasciamo spazio al nuovo. Magari possiamo cominciare con fare un pochino di decluttering, di pulizia in casa, eliminare, togliere quello che non va più, mettere dei fiori sul tavolo, frutta e verdura fresca. Cominciamo a fare delle cose nuove, diverse. Abbiamo iniziato facendo la nostra agenda per il 2022. Bene, in questo periodo aggiungiamo, scriviamo sulla nostra agenda la gratitudine che proviamo per questi giorni. Riempiamo le nostre pagine ogni giorno scrivendo qualcosa per cui siamo grati. Diffondiamo della buona musica nella nostra stanza o nella nostra casa. Accendiamo un incensino profumato o un olio essenziale. Cambiamo l'aria della nostra casa dando proprio un benvenuto alla primavera. Il progetto di oggi è un piccolissimo book o un journal, non saprei definirlo, è talmente piccino, è talmente delizioso. Allora, vi faccio vedere che cos'è. Viene comunemente chiamato un mini junk journal perché è fatto con dei pezzetti di carta che troviamo in giro o comunque con tutto quello che possiamo trovare in giro. Il progetto è questo. È delizioso, vero? Questo è un elastico che lo tiene, l'interno è così, composto da una serie di fogli piegati e tenuti insieme sempre da un elastico o un cordoncino, poi come volete. Io l'ho cucito al centro, ho cucito con la macchina da cucire. Adesso vi faccio vedere il procedimento. Intanto cominciate a trovare in giro per casa, se avete dei pezzettini di carta, vecchi fogli, pagine di qualche giornale, di qualche rivista, quello che potete trovare e riciclare. È talmente piccino che trovate quello che volete. Allora, la misura è 12 centimetri e mezzo per 5 centimetri. Vi consiglio di creare, come ho fatto io, questo spazio per poter inserire i vari fogli. Io ho tagliato, strappato, perché poi non è che sono stata lì a guardare la misura esatta, ho proprio cercato di trovare tutta una serie di fogli che mi piacevano e che avevano un significato, mettendoli uno dentro l'altro, in questo modo, e sono una decina circa di fogli vari. Vedete, tipo questo è un trasparente, questa è carta leggerissima, carta bianca, veramente fogli vari. Non createvi il problema. Quello che trovate e che vi piace, l'idea di averlo insieme. Non ha importanza se è disegnato o se è scritto, vedete, tipo questo, perché comunque voi ci andate poi a mettere delle altre cose, andate a scrivere se volete. Vi faccio vedere questo. Ad esempio, questa è una figura di una bambina disegnata, una cosa simpatica, questa è di un artista. Questo è Primavera, Margherite, una fogliolina che ho aggiunto io. Un pezzo di carta tipo assorbente, ma di quella colorata, di sughero, penso, quelle carte un po' strane. Lo stesso qua, pezzetti di carta, sempre carta che qui, per esempio, ho disegnato io con il colore,
Questo è un pezzettino anche qua che ho piegato, cucito a macchina e ho creato una taschina. Adesso qua ci vado ad aggiungere qualche cosa, una piccola tag. Ecco, è tutto così, questa piegata più volte. Qui ho aggiunto un fiorellino. Questi sono tutti pezzetti mano a mano. Qui c'è un pezzettino di pelle ritagliata. Ne ho fatto un altro sempre con una decina di fogli, anche qui cercando dei fogli particolari. Ho aggiunto una farfalla, delle perline. Questo è un pezzo di carta che avevo già tinto, con i colori. Sempre con il sistema, con la macchina da cucire, ho cucito, ho creato. Questo è un pezzetto, lo vedete di qua, eccolo qua. Ho creato una tasca. Carta da giornale, carta trasparente. Qui ho aggiunto un pezzetto di tessuto, qua si può scrivere. Come vedete è veramente molto liberatorio. Quello che trovate aggiungete e diventa questo bellissimo modo per scrivere dei messaggi che terrete magari nella borsa. Adesso vi faccio vedere mano a mano il come si mettono insieme. Vi faccio vedere la copertina, come si fa. Allora, sempre con la misura che vi ho dato prima, quindi il 12,5 x 5, questo è un cartoncino piuttosto resistente. Questo invece è un tessuto che io ho passato con il gesso e poi ho incollato un pezzo di tessuto dentro per renderlo più bello e all'esterno di nuovo un altro pezzo di tessuto con un pezzo di pizzo e l'ho fatto diventare così. Adesso cosa succede? All'interno vado ad inserire tutti i miei fogli che ho messo insieme, che ho cucito nel mezzo, come vi dicevo prima. Vedete che ho cucito nel mezzo. Questo è un elastico, sarebbe questo elastico qua, vedete, che io ho utilizzato per tenere ancora insieme tutti i fogli, perché vado a inserirlo qua. L'altra serie di foglietti, di pagine, di nuovo tenute insieme con la macchina da cucire. Ho creato ancora lo stesso sistema, quindi sono due pacchettini che vado a inserire qua, che diventano così. Adesso ho preparato anche questo per farvi un po' vedere il come. Vedete, sono tutta una serie di fogli che ho messo insieme, che vado a sistemare bene. Adesso vado a cucire con la macchina. Non dovete farli per forza tutti uguali, non è rilevante quello, è rilevante la bellezza dei fogli che sono uno diverso dall'altro, che possono essere di tutti i tipi. Cucito, ago grosso, ho messo un ago da 90, perché ovviamente c'è un bel po' di carta e quindi ho utilizzato un ago grosso. Non abbiate problemi, la macchina da cucire cuce tranquillamente. Ho abbellito anche questa serie di foglietti. Questi sono dei fili che io tengo quando cucio, invece che buttare, tengo tutto all'interno di una ciotola e poi li uso, in questo caso incollato, e fanno questo bell'effetto. Di nuovo ho inserito una clips con una bustina. Ho inserito delle piccole tag. Divertitevi a abbellire le vostre pagine come meglio preferite. Ancora avete inserito una clips con dei pezzettini di cartoncino e adesso di nuovo ho legato il tutto in modo che sia tutto bello compatto e vado a mettere insieme questi tre pacchettini. Li metto tutti insieme all'interno della copertina che ho creato. Qui ho aggiunto un piccolo ventaglio di legno.
Con l'elastico ho creato questo anello che chiude ed ecco che rimane tutto compatto. Vi è piaciuta questa ispirazione? Iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, mettete un like e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. E ora vi lascio al video tutorial di Surabi. La mia ispirazione di oggi è legata a un bel pizzo, a un quarto rosa e a un coniglietto morbidoso. Il coniglietto, come sapete, indica la primavera, quindi è la condizione migliore per portarmi ispirazione. L'ispirazione di oggi è legata a dei mini libretti che poi vedremo come costruire insieme. Ecco qua il libretto che voglio farvi vedere. Questa è la copertina che è in stoffa. Ho messo un anellino che tiene una spilla con una piccola pietra e ho chiuso con le pietre. E vediamo com'è all'interno. Come vedete è piccolo piccolo e ogni foglio ha un disegno, un apporto, un timbro. Ecco qua. Vedete? Un po' di pizzo. Questo si apre in tre. Dei piccoli apporti che abbelliscono il nostro mini libretto. Qui c'è una piccola tag fermata con una graffetta che quindi abbelliscono il nostro libretto con piccoli apporti, piccoli disegni e che ci possiamo portare in tasca o in borsa per pigliare dei mini appunti. Che cosa ci serve per questo piccolo progetto? Intanto io ho sempre delle scatole in cui metto degli apporti, dei ritagli, degli adesivi, qualcosa che mi aiuti poi a comporre quello che voglio comporre. Poi vi servono dei fogli, poi vi serve la colla. Io vi consiglio questa perché sui formati piccolini funziona meglio. Una forbice, un righello, un punteruolo, un elastico. Un elastico di quelli piccoli, perché il progetto è piccolino, e anche un elastico con una misura un po' più grande, come questo. Ne ho tagliato un pezzetto in misura. Piccoli apporti, come campanellini, piccoli adesivi colorati, insomma un po' di abbellimenti. Da un cartoncino colorato un po' resistente tagliate la copertina, così vedete è piccolina. Io ho scelto un disegno che mi piaceva, potete tenere invece un semplice cartone colorato e decorarlo successivamente. La misura della copertina è di 8 centimetri e mezzo per 4 e mezzo. Okay. Dopodiché la piegate a metà, io l'ho già fatto, e o usando l'apposito attrezzo o anche una carta di credito costruite bene la costa. Poi da una serie di fogli che vi piacciono in misura ritagliate gli interni, possono essere colorati con i disegni, pezzi di libro, quello che preferite. Trattandosi dei fogli interni che poi piegherete a metà,
tenete una misura di 7,5 x 4 in maniera che possano essere posizionati all'interno della copertina con grande facilità. Sulla copertina ho messo un cappellino e un piccolo pezzetto di pizzo, poi vedremo che altro metterò. Anche l'interno gli ho messo un fiorellino e un piccolo bottone. Ho usato l'apposito attrezzo per scurire i bordi con il VersaFine. Il colore è un marrone molto bello. Ho preparato i miei fogliettini. Una cosa carina è che non siano tutti della stessa misura, ma bensì di misure un po' diverse, un po' strappati, un po' lavorati, poi ve lo farò vedere meglio, e anche con la possibilità di far uscire qualcosa, quindi come avete visto anche nell'altro, non dei fogli regolari, ma qualcosa di diverso. Quindi controllo che siano tutti a posto e nell'ordine in cui li ho messi apro per legarli. Prendo un pezzo di elastico di quelli sottili, lo doppio almeno in tre, vedete? In maniera che sia così. Piazzo nel centro. Lo punto e lo faccio girare più volte in questo modo e poi faccio il nodo. Ecco il mio libretto finito. Come vedete, ho messo ancora un piccolo Swarovski. Ho chiuso gli elastici con due palline e un campanellino. E ho fermato con uno schiaccino. Ho aggiunto questa buffa ranocchia, ho forato la copertina. Io per sicurezza metto sempre il doppio elastico, quindi questo è l'elastico che ho preparato. Guardiamo l'interno, vedete? Così. Le buffe foglie che escono fuori sono di seta, trasparente, le scritte. Questo è fermato con una piccola graffa e c'è, come potete notare, un mini libretto. Qui una targa piccolissima fermata con lo spago. Qua. Questo è il mio libretto finito che chiudo, lo metto vicino all'altro e è chiaro, ne possiamo fare tanti da tenerci in tasca, da tenerci nella borsa, da regalare alle amiche. Spero che questo tutorial vi abbia divertito come ha divertito me. Grazie a tutti.